Ciao a tutti, oggi facciamo un piatto da me molto apprezzato. Mi piace tanto mangiare la carne, però mi piace tanto cucinare il pesce. Io credo che sia l'espressione della cucina mediterranea. Iniziamo la nostra ricetta con i nostri pomodorini pachini tagliati a metà. A metà per quale motivo? A metà perché così rilasciano gradualmente il succo che hanno all'interno, la polpa che hanno all'interno, e non si non diventano una poltiglia. Il primo passo per fare questa ricetta è creare un soffritto d'aglio. Allora, l'aglio che abbiamo qua, cosa principale che non tutti sanno è schiacciarlo leggermente. In questa maniera la pelle si toglie molto più facilmente. Abbiamo questa parte e questa parte. Quindi, dopodiché andiamo a tagliare l'aglio a metà e andiamo a togliergli l'interno, l'animella. Si schiaccia leggermente. Una volta che si è schiacciato, abbiamo l'aglio tritato in questa maniera. Aggiungeremo l'olio nella casseruola, faremo un soffritto con l'aglio già tritato precedentemente e aggiungiamo i pachini. Pachini, una cottura di 5 minuti con un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Dopodiché vi farò vedere come sfilettare il branzino. Alla fine dei conti questa ricetta dura 12 minuti, non di più, è una cosa abbastanza veloce, facile, gustosa e semplice. Nella nostra casseruola aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva. Ok. Il nostro aglio tritato precedentemente. Ok. Abbiamo questo soffritto. Aggiungiamo i nostri pachini. Aggiungiamo un po' di pepe e un po' di sale macinato. Copriamo, cottura 5 minuti. Siamo arrivati a sfilettare il nostro bel branzino. Allora, lo mettiamo in questa maniera. Un coltello piccolo e affilato è sempre consigliato. Partiamo dalla testa, quindi incominciamo ad incidere qua. Questa è la prima parte. Lo giriamo e da questa parte incominciamo a tagliare e andare giù fino a tutta la spina dorsale. Ok. Arrivati da questa parte, ritorniamo su e facciamo tutta la parte della spina dorsale. E abbiamo il nostro bel filetto. Da questa parte poi noi abbiamo tutte le spine che, se abbiamo una punzetta e abbiamo pazienza, le togliamo, se no prendiamo con il coltello, andiamo giù e togliamo la parte delle spine più grosse in questa maniera e poi la parte centrale delle spine che noi abbiamo la tagliamo andando in senso verticale. Qua sono le spine, facciamo un'incisione qua e un'incisione qua, togliamo questa parte e abbiamo finito, abbiamo il nostro filetto senza neanche una spina. La stessa cosa andremo a fare dall'altra parte. Quindi il tempo di sfilettare il pesce e i nostri pachini sono pronti. Come potete vedere sono ancora intatti, ma c'è tutta la salsa che è pronta per i nostri, abbassiamo un po', per il nostro filetto di branzino. Quindi andiamo a mettere il nostro branzino
in questa maniera, con la pelle di sotto, con la pelle rivolta verso i pomodorini, in questa maniera. Aggiungiamo olio, sale e pepe. Aggiungiamo le olive di Kalamata all'interno del filetto. Lo portiamo a cottura per 5 minuti coperto. Sono passati 5 minuti e il nostro branzino è pronto. Adesso possiamo impiattare. Prima di impiattare, però, vi dico un altro piccolo segreto. Quando voi andate ad aggiungere il prezzemolo, in questo caso, e il basilico, pezzettoni grandi di basilico, dovete cercare di aggiungere queste erbe solo ed esclusivamente alla fine, per un semplice motivo. Queste erbe, a contatto con il fuoco, nel giro di un minuto o due, danno un'esplosione di odori. Aggiungiamo i nostri capperi. In questa maniera prendiamo prima il filetto, lo adagiamo sul piatto, 1 e 1, 2, facendo attenzione di non romperlo. Dopodiché abbiamo la nostra salsa che andremo a disporre sul filetto di branzino. In questa maniera. Quindi abbiamo adesso la massima espressione del cibo e della dieta mediterranea. Per questa ricetta è tutto e ci vedremo la prossima settimana con una novità e un'altra grande ricetta italiana, greco-italiana, mediterranea. A presto!